calciatore, asso del pallone. Vivo la mia squadra con determinazione. Difendo i nostri colori e credo in tanti valori. E ragazzi, benvenuti a una nuovissima puntata di Più che Vincitori. Più che Vincitori, come sapete, è un programma speciale perché vuole unire due grandi passioni: la passione per il calcio, che come sapete in Italia è ai livelli massimi, ma anche, soprattutto, l'amore per Dio. Abbiamo questo campionato che stiamo svolgendo da tanto, voi ormai ci seguite da tanto, 150 ragazzi, 10 squadre che non solo giocano a calcio, vogliono fare un'esperienza che possa veramente cambiare la loro vita. E noi stiamo cercando appunto di creare questo contesto giusto. Voi conoscete anche tanti temi che abbiamo affrontato, siamo sempre in contatto con gli Atleti di Cristo, che sono il nostro sponsor, di cui oggi qui ho l'onore di presentarvi uno dei capisaldi, che è Nicola Legortaglie, AC Milan. Purtroppo ha lasciato la mia Juventus per andare nel Milan, nel diavolo, non capisco, poi me la dovrei spiegare questa cosa. Avremo modo di parlare di questo, ma passiamo ai risultati di questa quarta giornata di fase 2, ci avviamo verso la fase finale e iniziamo con i risultati, appunto. Sorgente di Vita, Scegli Gesù 4-5, Battle United, Faro 4-8, Real Jesus New Team 4-7, Real Reconciliazione, Ecclesia 6-6. Per una classifica che vede nel girone A la Scegli Gesù prima a 13 punti, Ecclesia a 11 anche in virtù del recupero che ha fatto proprio con la Sorgente di Vita 4-2 infrasettimanale, United Kingdom 7, Sorgente di Vita 2, chiude Real Reconciliación 1 punto. Nel girone B, Dunamis a 14 punti, seguita da New Team 12 che stacca Real Jesus a 9, Faro 6, Better United 1. Ma adesso scendiamo in campo perché i nostri campioni veramente hanno giocato benissimo. Restate con noi.